Sempre più vicino il ballottaggio ed è sfilata di Big a Siena, in arrivo Gentiloni e Salvini. Ancora polemiche intorno all'apparentamento Piccini-Valentini, voltiamo pagina, non si ferma mentre il consigliere regionale Scaramelli appoggia in pieno la loro scelta. Per lo sport scatenata la menzana sul mercato, dopo Marino e Poletti arriva Radonic. Per il volley Vincenzo Spadavecchia ha confermato alla Emma Villas Siena e al suo terzo anno in maglia bianco-blu. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Manca sempre meno al ballottaggio ed è sfilata dei big a Siena. Sentiamo Simona Sassetti. La sfida al ballottaggio tra Bruno Valentini e Luigi De Mossi è seguita molto da vicino dalla politica nazionale. Il panorama regionale vede in questa tornata di amministrative molte roccaforti del centro-sinistra, quali Siena, Pisa e Massa, a forte rischio di espugnazione da parte del centro-destra, che ha già messo le mani su Grosseto, Arezzo e Pistoia. Ed è così che il Partito Democratico, per serrare le fila, schiererà nei prossimi giorni i suoi big. Oltre a Walter Veltroni, che andrà a Pisa, in campo l'ex premier Paolo Gentiloni, che verrà invece a Siena giovedì 21. Saranno loro a chiudere la campagna elettorale, mentre domani pomeriggio alle 18.30 in Piazza Indipendenza interverranno l'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e Fabrizio Landi, presidente di TLS. E se da una parte arrivano i big del Partito Democratico, dall'altra è già previsto il ritorno di Matteo Salvini. Il 29 maggio era il leader della Lega, adesso ritorna a Siena come ministro dell'Interno al centro delle partite politiche nazionali più importanti. E lo farà per chiudere la campagna elettorale di Luigi De Mossi. Venerdì mattina sarà in città tra le 9.30 e le 10.30 con un programma ancora da definire. Un duello dunque a colpi di big, ma non sarà l'unica sfida. Mercoledì sarà previsto infatti un confronto pubblico tra i due sfidanti, sempre in Piazza Indipendenza, alle ore 21. A commentare il periodo politico in vista del ballottaggio anche il consigliere regionale del PD Stefano Scaramelli, che conferma l'appoggio forte a Bruno Valentini. Sentiamolo. Stefano Scaramelli, con Bruno Valentini è un inverno di parole pesanti, adesso? No, con Bruno c'è sempre stato un rapporto dialettico, serio. Credo che sia stato importante in questi anni anche dirsi la verità sulla città. In passato non si era abituati a raccontare anche le forme di dissenso. In passato abbiamo avuto qualche idea che non la pensavamo insieme, uguale, ma negli ultimi mesi c'è stato un ricongiungimento importante. Credo che tutto il partito adesso è compatto nella sua candidatura e tutti si sono impegnati per sostenerlo. In vista del ballottaggio ha fatto l'apparentamento con Piccini, con il quale io anche in passato avevo già dialogato, insomma, 2 anni fa. Fu il primo dirigente, lo ricordo, anche con orgoglio del Partito Democratico ad aprire un dialogo anche con Pierluigi, perché su molte questioni della città la pensavamo allo stesso modo. Poi forse col segno di poi anche altri dirigenti del Partito Democratico hanno ritrovato la convergenza delle idee con Pierluigi Piccini, quindi mi trovo pienamente in sintonia con questa intesa che poi è nata. In passato abbiamo avuto magari qualche punto di vista differente, però forse poi questo ha aiutato anche a fare scelte migliori. Penso sulla Fondazione Monte dei Paschi, io ritengo positive le scelte fatte in questo momento, è un riconoscimento di dare un significato importante alla città. Oggi c'è da vincere una competizione sulla quale siamo uniti, è importante combattere questa battaglia, per questo mi trovo favorevolmente ad appoggiare l'intesa che Piccini ha fatto con Valentini. Sono stato anche uno di quelli che ha lavorato, diciamo, per fare in modo che queste due personalità importanti della città possano ritrovarsi insieme. Ma la polemica relativa alla scelta di Pierluigi Piccini di apparentarsi a Bruno Valentini tiene ancora banco. Ne ha parlato Tommaso Bartalini di Voltiamo Pagina durante la trasmissione di Orlando Pacchiani, Conto alla rovescia. Il motivo è che noi abbiamo sentito le parole del sindaco uscente Bruno Valentini, il quale ci ha raccontato in maniera bonaria quelle che sono o si dovrebbero essere le sue intenzioni. C'è solo un piccolo problema, che nel mezzo ci sono stati 3-4 mesi di campagne elettorali in cui l'uno si presentava come forza alternativa e contraria rispetto all'altro. In parte il PD e Valentini e in parte ovviamente Piccini dall'altra parte. Io quello che mi domando è che domando a tutti voi e agli elettori, diciamo, che domenica scorsa sono andati ognuno nei propri seggi, nelle proprie sezioni, e hanno scelto la lista per Siena per dare un cambio a questa città, un cambio di passo a questa città. Io mi domando e vi domando ormai da quando
abbiamo avuto notizie certe sull'apparentamento. Come è possibile apparentarsi con una parte politica che la storia, la tradizione, la cultura e soprattutto l'economia di questa città l'ha distrutta? Quindi come non aderire alla tesi che diciamo un po' ormai aleggia per Siena, che sia stata una decisione più che del PD senese e di Valentini presa dalla dirigenza nazionale e gli organi nazionali del Partito Democratico? E a rispondere è stato Pasquale D'Onofrio della lista In Campo, presente, come avete visto, anche lui a Conto alla Rovescia. Credo che il contributo di conoscenza amministrativa che possa dare Pierluigi Piccini alla compagine guidata da Valentini sia un contributo importante, ecco perché dico di guardare agli interessi della comunità. Noi in definitiva di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di buoni amministratori che conoscano come dire, la città, che conoscano quali sono i problemi e quali sono le soluzioni. Se troviamo due attori diciamo, di questo governo, uno diciamo, che è stato sindaco in un'epoca passata ma che comunque a detta di molti ha governato bene, l'altro che in qualche modo ha risanato una città che ha trovato in ginocchio e tutto sommato ha determinato il mantenimento della qualità dei servizi e il mantenimento e la correttezza del bilancio dell'amministrazione. Ecco, mettere insieme queste due esperienze amministrative ha costituito, secondo noi, un elemento di qualità che può giovare alla città. Ospiti della trasmissione Conto alla Rovescia anche due degli esclusi alla corsa al ballottaggio, David Chiti e Sergio Fucito. Partiamo dal primo, David Chiti della lista Siena Doc, che ancora non si sbilancia sul nome del candidato che appoggerà, anche se in questo passaggio parla dei rapporti con Luigi De Mossi. Sentiamo. Credo di sciogliere il nodo questa metà settimana, mercoledì e giovedì. Noi daremo sicuramente un'indicazione al nostro elettorato, che è un elettorato molto fidelizzato, sono quasi 500 persone che ci hanno dato fiducia, che mi stanno chiamando e mi stanno chiedendo cosa fare per il ballottaggio. Io ho chiesto di pazientare un attimo perché ritengo, come dicevo prima, fondamentali alcune questioni, punti programmatici molto importanti, e in base a questi noi decideremo, faremo una scelta civica come civica nella nostra lista, senza guardare appartenenze ideologiche. Quindi su questo mi sento di essere chiaro e franco, insomma. Ho inteso almeno Luigi De Mossi, l'avrò su punti di programma e l'avrò sul fatto che ritengo che l'avvocato Luigi De Mossi sia un avvocato che rappresenta il civismo, perché è nuovo nella politica, è un contrariolo come me, è di Siena, amante della città, per cui non farò certo accordi al centrodestra, ma casomai farò un ragionamento con il civico Luigi De Mossi e vedremo se su dei punti programmatici troveremo un'intesa. Questo è lecito farlo, credo non ci siano problemi. Anche Sergio Fucito di Casa Pound non si sbilancia, ma tiene a precisare che gli elettori di Casa Pound voteranno per il cambiamento. In una consultazione così difficile, con 18 liste presenti, con tutta una serie di interessi anche individuali e personali che io ho cercato in tutte le maniere di contrastare in tutti i miei interventi televisivi, ma che inevitabilmente in una consultazione di tipo amministrativo hanno il loro scopo, il loro essere. Ecco, i 600 voti di Casa Pound a questo punto hanno un valore in un ballottaggio che potrebbe finire sul filo di lana. Ecco, questo è. Ecco, i nostri elettori, per rispondere anche alla domanda, non credo che andranno al mare. Ecco, io non li inviterò ad andare al mare, e davanti a un'alleanza totalmente innaturale e veramente assurda tra Valentini e Piccini, ecco, rimaniamo molto, molto perplessi da questo punto di vista, ritenendo a questo punto che chi vuole veramente cambiare questa città e purtroppo non ha scelto il cambiamento che Casa Pound voleva, drastico e assoluto, che Casa Pound voleva proporre, a questo punto non gli rimane che trarre le relative conseguenze. Cambiamo argomento. Siena invasa dai turisti, fra chi sceglie di pernottare e chi è solo di passaggio. Ma cosa pensano i turisti della nostra città? Sentiamo.
How long will you be here in Siena? Solo oggi, ma è la seconda volta che vengo a Siena. Really? So you liked it the first time? Mi è piaciuta molto la prima volta quando l'ho visitata con degli amici e oggi siamo tornati qui con un gruppo. Awesome, awesome. And so why did you come to Siena for the second time? Per la sua unicità, in particolare per il Palio, Piazza del Campo, è una delle mie città preferite. Really? That's an honor. Awesome. So what's your favorite thing about Siena? L'atmosfera, i palazzi, le piccole botteghe, il Duomo, tutto. So why did you decide to stop by in Siena? Ho visto delle foto della città e mi è sembrato subito un posto incredibile. Per questo sono dovuto venire. And so now that you've been here, what's been your favorite bit? Sicuramente il cibo. Siamo arrivati ieri sera e abbiamo mangiato un po' del tipico cibo senese. Abbiamo del cibo italiano in Australia, ma ci sono dei piatti che sono impossibili da replicare. Non esiste un altro luogo al mondo in cui potrei trovarli. Ad esempio i pici cacio e pepe, molto semplici ma incredibili. Siena just for a day. It's kind of just for fun. Sono in vacanza con la mia famiglia ed abbiamo deciso di venire qui. So what have you liked so far from Siena? È molto bello, le persone sono molto carine e disponibili. È molto diverso dagli Stati Uniti, dove nessuno ormai parla con gli altri perché siamo sempre al cellulare. Soddisfazione da parte del presidente dell'Ordine dei Medici Roberto Monaco per il risultato del progetto Biologia con curvatura biomedica, voluto dal MIUR in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Medici, a cui hanno partecipato 30 studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Siena. Sentiamo. E dove abbiamo parlato di medicina, abbiamo parlato quest'anno di apparato tegomentario, quindi la pelle, la dermatologia, abbiamo parlato dell'apparato muscolo-scheletrico, abbiamo parlato del sangue, abbiamo parlato dell'apparato cardiovascolare. E l'hanno fatto i nostri medici, quello gratuito, e proprio per far sì che i ragazzi che hanno intenzione di affrontare questa strada, che è quella della medicina, possano capire o meno se hanno un'aspirazione, se hanno la voglia di farlo, e siccome è un mestiere davvero veramente difficile, è giusto che noi medici, con la nostra passione, con il nostro senso della professione, diamo una mano a questi ragazzi. L'Ordine dei Medici è un ente ausiliario, adesso diventa ente sussidiario dello Stato, e quindi per me l'Ordine, oltre ad essere la casa del medico come è stata in questi anni, deve essere sempre più la casa anche dei cittadini. I cittadini si devono sentire garantiti per una sanità migliore, la gente paga le tasse per avere una giusta tutela della salute, ed è giusto che un ente dello Stato debba garantire questo, facendo in modo che i medici siano medici con la M maiuscola. E per far questo collaboriamo sia con i cittadini su tutto quello che riguarda la salute pubblica, ma è importante incominciare a costruire nelle nuove generazioni il concetto di sanità e di tutela della salute. Programmate per i giorni 22, 23 e 24 giugno le previsite alla clinica veterinaria del Ceppo. L'inizio è previsto alle 6 della mattina e subito saranno sottoposti ai veterinari cavalli che potrebbero far parte del lotto dei 10. Si respirerà aria di palio dall'alba di venerdì prossimo, con l'inizio delle previsite alla clinica del Ceppo, visite che si protrarranno anche nella giornata di sabato e nella mattina di domenica. Dopo una primavera contraddistinta dalla difficoltà di effettuare le tradizionali corse di preparazione a causa delle frequenti piogge, per gli addetti ai lavori l'appuntamento al Ceppo sarà importante per prendere visione delle condizioni dei cavalli che saranno sottoposti alle scelte dei capitani. Tra i primi a sfilare davanti allo staff veterinario sarà uno dei cavalli più chiacchierati e desiderati del momento.
momento tale e quale, allenato da Giosuè Carboni, seguito poi dalla già vittoriosa Sarbana, da soggetti che i capitani guardano con interesse, come Rombo de Sedini, Rocco Nice, Re Mysterio. A chiudere la prima mattina saranno i cavalli dei Big, Azzeni, Sanna, Mari e Giuseppe Zedde. La scuderia Bruschelli sarà al ceppo dopo le 8 di sabato e sarà seguita dai soggetti di Caria e di Bartoletti. La sfilata dei cavalli alla clinica del ceppo proseguirà anche domenica mattina, con l'ultimo gruppo convocato per le ore 9. Poi sarà necessario attendere il giorno 26 per avere la lista dei cavalli ammessi alle prove di notte. Grande successo per Cretecon, la prima edizione del Festival del Fumetto di Realtà, che si è svolto nel weekend ad Asciano. Sentiamo le parole del sindaco Paolo Bonari. Prima edizione è andata benissimo, sicuramente un successo, un ringraziamento all'associazione Rizes che si è occupata dell'organizzazione, alla Proloco che ha curato tutta la logistica. Era un esperimento di qualità, perché è una manifestazione che ha portato a Asciano in questi 3 giorni personaggi da tutto il resto d'Italia, personaggi anche internazionali. Un fumetto impegnato, un fumetto di altissima qualità, loro lo hanno chiamato un fumetto di realtà. Si è parlato di Giulio Regeni, si è parlato della Turchia, si è parlato di argomenti importanti. È stato bellissimo soprattutto vedere tanti giovani, hanno quasi riempito un campo sportivo accampandosi con le tende, vedere tanti giovani arrivati dal resto d'Italia non solo per incontrare il fumetto d'autore, ma anche per partecipare attivamente e dare una mano. Quindi è stata una prima edizione, ma ce ne saranno sicuramente altre. Io sono convinto che nel giro di qualche anno questa manifestazione diventerà tra le principali della provincia. Ci spostiamo adesso in Valdelsa, aumenta la videosorveglianza a Poggi Bonzi, pronto un incremento di 100 telecamere nelle zone a rischio criminalità. Sentiamo Filippo Tecce. In arrivo 100 telecamere di videosorveglianza a Poggi Bonzi, questa è la mossa dell'amministrazione comunale per potenziare i controlli sul territorio. Una parte delle telecamere saranno installate a breve termine, riguardo il monitoraggio di zone che spesso hanno riscontrato episodi di microcriminalità come furti, borseggi o danni di vario genere alle auto parcheggiate. Le zone in questione riguardano il piazzale del cimitero, il parcheggio e la rotatoria di Salceto, parte di Poggi Bonzi sempre molto trafficata, largo Campidoglio, Valle Piatta, il parco urbano e piazza 28 Luglio. Proprio l'area di Salceto avrà un controllo pressoché capillare, questo perché, frutto dell'accordo tra il Comune ed Unicop Firenze, nella zona del parcheggio e del supermercato saranno installate 14 telecamere collegate con la stazione locale dei vigili urbani. Un intervento massiccio, il cui costo ricadrà sulle spalle di Unicop Firenze, permettendo così all'amministrazione comunale di investire su altre 34 telecamere, mentre c'è attesa per gli 80.000 euro richiesti al governo per coprire il costo di un ulteriore rafforzamento della videosorveglianza con 64 unità. Per il sindaco di Poggi Bonzi David Bussagli, la videosorveglianza è uno strumento importante per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, uno strumento che si integra con altre tipologie di politiche che ci vedono impegnati su un tema che molto incide sulla qualità della vita. Passi in avanti per la realizzazione dell'invaso di Pian di Goro a Cassole d'Elsa. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Sentiamo. Passi in avanti sostanziali per la realizzazione dell'invaso di Pian di Goro a Cassole d'Elsa, per la precisione nelle frazioni di Mensano e Monteguidi. L'invaso di Pian di Goro altro non è che un enorme lago artificiale in grado di contenere qualcosa come 22 milioni di metri cubi di acqua, risolvendo una volta per tutte la questione siccità in Val di Cecina. Un intervento che rientra fra le 12 infrastrutture che l'autorità idrica toscana ha indicato nel piano d'ambito, che raccoglie interventi strategici per i prossimi 10 anni. Si parla di un intervento che ha un costo complessivo di 200 milioni di euro, cifra raggiungibile alimentando il fondo predisposto con 10 milioni per 20 anni. Parole queste del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che è tornato sulla questione, assai dibattuta, soprattutto tra i cittadini di Cassole d'Elsa, ma anche dall'amministrazione locale. La Giunta ha deciso di finanziare l'invaso di Pian di Goro per risolvere il problema siccità in Val di Cecina, ha detto Rossi. Insomma, non sembra esserci via che non sia
questa, nonostante il parere negativo sull'invaso del comune di Casole, che aveva presentato all'autorità idrica toscana una serie di osservazioni sul mancato coinvolgimento di cittadinanza ed amministrazione. Dura anche la presa di posizione del Comitato Difensori della Toscana. Le opere le pagheranno i cittadini con le bollette, peccato che saranno sommerse le loro terre con acqua che poi sarà venduta ad altri. Oltretutto, l'infrastruttura stravolgerebbe la bellezza di quei luoghi. È stato inaugurato il percorso di soft rafting sull'Elsa, con la possibilità di apprezzare a stretto contatto il sentiero Elsa. Sentiamo. Grazie ad una convenzione nata tra la SD Acquaterra e l'amministrazione di Colle di Val d'Elsa, è possibile vivere in prima persona le meraviglie del sentiero Elsa, realizzato dal comune e dai volontari dell'arcipesca colligiano. Il tratto è parte di oltre 200 ettari di area naturale protetta, istituita dall'amministrazione comunale e dalla regione toscana nel 1997 per valorizzare il patrimonio storico, naturalistico ed ambientale del tratto del fiume Elsa all'interno della città, oltre che per salvaguardare l'originale assetto e prevenire eventuali future situazioni di degrado. Di recente è stato inaugurato il percorso di soft rafting sull'Elsa. Per noi l'acqua ha sempre avuto un significato fondamentale, ha commentato il vice sindaco Lodovico Andreucci. Il nostro fiume addirittura dà il nome alla nostra città e va ricordato che grazie all'ingegno dei nostri avi è stato determinante per lo sviluppo di Colle Val d'Elsa. Ora, ancora una volta, ci dà la possibilità per essere un elemento di crescita per il nostro territorio. Siamo davvero fortunati ad avere un parco all'interno della nostra città e questo è solo un piccolo passo per valorizzarlo al meglio, ha spiegato invece l'assessore all'ambiente Sofia Gravi. A breve partiranno i lavori per ripristinare le staccionate che il maltempo ha divelto, fa sapere l'assessore. Ci spostiamo adesso in Val d'Orcia. Il sindaco di Castiglion d'Orcia, Claudio Galletti, ha indetto un'assemblea pubblica per parlare con i cittadini dei rifiuti e della raccolta differenziata, che vede il suo comune a percentuali ben lontane da tanti comuni toscani più virtuosi. Sentiamo Lorenzo Agnelli. È stata convocata per giovedì 21 giugno alle ore 21:15 a Castiglione d'Orcia, presso la sala Proloco, un'assemblea pubblica a cui è stata invitata tutta la popolazione per discutere sul tema dei rifiuti. All'ordine del giorno infatti verrà illustrato il funzionamento della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti e in particolare della raccolta differenziata, che a Castiglione d'Orcia raggiunge percentuali assai lontane da quelle dei comuni più virtuosi della Toscana. Si parlerà anche del problema delle tariffe che in genere in questo nostro territorio vanno a incidere sensibilmente sulla spesa delle famiglie, provocando molti malumori. Il sindaco Claudio Galletti e la sua giunta perciò hanno deciso di indire questa assemblea pubblica per parlare anche di altre comunicazioni, ma soprattutto dare risposte riguardo questa tassa sui rifiuti tanto cara ai cittadini. Le assemblee si terranno poi anche nelle frazioni di Castiglione d'Orcia, quindi a Vivo d'Orcia, Campiglia d'Orcia e Gallina, in date da stabilire che verranno comunicate sul gruppo Facebook del comune di Castiglione d'Orcia, proprio per poter rispondere a più cittadini possibili. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La Robur smaltita all'Amarezza per la sconfitta nella finale dei playoff contro il Cosenza. La Robur Siena si getta sul mercato per riprovare la scalata già dal prossimo anno. La certezza è la supercoppia in panchina Mignani-Vergassola, fresca di rinnovo, ma a fare un bilancio della stagione al termine della finale playoff sono stati il presidente Anna Durio e Federico Trani. Sentiamo. Essendo l'ultima partita dell'anno, volevo ringraziare tutti, i ragazzi soprattutto, che ci hanno creduto come noi del resto fino alla fine. Purtroppo probabilmente abbiamo pagato qualche assenza di troppo non voluta da noi, ma mancavano un po' di titolari, per così dire, anche se comunque i non titolari sono bravi comunque. E niente, è andata così, noi abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo lottato fino alla fine. Quindi sono qui per ringraziare tutti i ragazzi, lo staff e i tifosi che ci hanno seguito e in bocca al lupo al Cosenza. Ieri abbiamo visto un video creato da tutti i familiari, diciamo, e tra i familiari c'erano anche due ragazzi che sono andati via a gennaio, questo per far capire il gruppo
che grande gruppo era. E poi volevamo ringraziare logicamente tutta la città, tutti i tifosi che sono venuti a Pescara per sostenerci, che ci hanno sostenuto tutto l'anno. Purtroppo è andata male, però noi non ci facciamo buttare giù. E volevo fare un elogio soprattutto ai ragazzi, quelli che oggi si sono ritrovati a giocare la partita più importante dell'anno, un po' inaspettatamente, perché sono stati meravigliosi, hanno lottato fino ad avere i crampi in ogni muscolo del corpo. E questa è la cosa più bella, secondo me, che la gente di Siena deve apprezzare di questo gruppo. Adesso il basket, parliamo di Mezzana che prosegue a lavorare sul mercato. Oggi è arrivato il terzo acquisto ufficiale dopo Marino e Poletti, è stata la volta di Todor Radonjić, sentiamo. Scatenata la Mezzana sul mercato, terzo acquisto ufficiale dopo Marino e Poletti, arriva anche Todor Radonjić. Il terzo giocatore in maglia biancoverde ha firmato un contratto di un anno, prorogabile a due, l'ultimo campionato l'ha disputato con la Bertram Tortona e il suo palmares vanta già una Coppa Italia di A2. Ho firmato con Siena, afferma Radonjić, perché conosco bene l'allenatore che si è sempre molto interessato a me. Giocavo con suo figlio nella Stella Azzurra e anch'io conosco il suo modo di interpretare il basket. Siena poi è una società importante, con una storia molto importante, e sarà per me un onore poterci giocare. Todor, conferma coach Moretti, già oggi è un giocatore che può darci una mano, ma con lui il patto è chiaro, sono interessato soprattutto a ciò che potrà diventare. Ancora una volta il carattere del giocatore ha determinato il nostro interessamento, è di una pasta straordinaria, duttile e versatile, con un atteggiamento positivo verso le cose nuove. Credo molto in lui perché ha enormi margini di migliorarsi. Adesso il volley, Vincenzo Spadavecchia sarà anche nella prossima stagione un giocatore della Emma Villas Siena. Sentiamo. Vincenzo Spadavecchia sarà anche nella prossima stagione un giocatore della Emma Villas Siena. Il centrale nato in Puglia, Terlizzi, il 1 agosto del 93 disputerà in questo modo la sua terza stagione con la casacca bianco-blu. Si tratta di un'altra conferma del team che ha vinto lo scorso campionato di Serie A2, conquistando in questo modo la possibilità di andare a giocare in Superlega. Spadavecchia, così come coach Juan Manuel Cicchello e gli schiacciatori Vedovotto e Michele Fedrizzi, saranno quindi a Siena ad agosto per iniziare la preparazione in vista di una stagione che già si pronuncia storica. Vincenzo si trova adesso in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e gli amici. Lo scorso anno ha giocato 35 match ufficiali con la maglia senese, mettendo a segno 275 punti. Sono stati 34 i suoi ace, 86 i suoi muri vincenti. In attacco ha tenuto una percentuale del 60,8%. Resta però l'attesa anche per l'altro centrale in stand-by, la trattativa con Simone Buti, ex giocatore della nazionale, reduce di una stagione a Monza. Una targa da parte del Consiglio regionale della Toscana per celebrare i successi sportivi della Emma Villas Siena è stata consegnata dal presidente Eugenio Giani, accompagnato dal consigliere regionale Stefano Scaramelli, al presidente della Emma Villas Siena Gianmarco Bisogno. Vediamo. Realtà che, partendo da Chiusi e vivendo come squadra di pallavolo maschile un percorso che l'ha portato in questi anni in A2 sempre in crescita, quest'anno ha vissuto la promozione nella Superlega, quello che è il top, la Serie A per la pallavolo maschile. Naturalmente è l'unica squadra fra le 14 presenti toscana, e quindi noi questo riconoscimento lo intendiamo come incentivo, stimolo e apprezzamento per una realtà che porta la Toscana fra le 14 squadre più importanti d'Italia. È un grande onore, ritengo che sia un giusto riconoscimento per tutto lo staff, per i ragazzi che hanno lavorato, hanno in questi anni dato veramente tanto a questo movimento sportivo che è partito da Chiusi.
e si è spostato su Siena, ma ritengo e mi fa molto piacere questo raggiungimento sulla regione toscana, perché io ritengo e ho sempre pensato che questo movimento è da identificarsi in una realtà da svilupparla sulla Toscana, quindi questo, diciamo, secondo me ci attribuisce quello che è nella mia mente il progetto sulla regione più che sulle singole città o paesi che abbiamo rappresentato. La prossima stagione avrà dei migliori giocatori del mondo che verranno a giocare il campionato italiano e abbiamo la possibilità del percorso fatto poter giocare con Siena nella regione toscana al massimo campionato del mondo, secondo me, e vedere tutti i migliori giocatori, anche allenatori, che verranno alla regione toscana a partecipare di questo campionato. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora vi ricordo che tra poco l'appuntamento sarà con Calcio Spettacolo, con il nostro Giulio Valenti, l'ultima puntata per questa stagione, poi a seguire la replica del nostro TG e alle 22.45 vi riproporremo la replica di Conto alla Rovescia. Veramente è tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di serata.